Unità nazionale, celebrata la festa delle Forze Armate e consegnate le onorificenze. Sequestrato un quintale di pesce spada sotto misura, a Carrara sanzionati dei pescherecci. Incidenti sulle cave, un tir è precipitato da un tornante. Illeso l'autista, per CNA serve più sicurezza. Il buono che meriti, il sostegno economico per i lavoratori del commercio e dei servizi. Ictus cerebrale, fondamentale la prevenzione e il riconoscimento dei sintomi. Portarono a compimento il sogno risorgimentale, ricongiungendo Trento e Trieste alla nazione. Alle donne e agli uomini in armi sono affidate ancora oggi, anche in terre lontane, dilaniate da terribili conflitti umani. La pace è un valore da coltivare e preservare e, più che mai, l'odierna aggressione scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina. Carabinieri, finanzieri e personale civile della difesa, la Repubblica vi è grata per la vostra abnegazione e per l'impegno profuso. Thank you.
A tutti buonasera, abbiamo voluto questa sera aprire il nostro telegiornale con la copertina dedicata alle immagini, ancor più che le parole, e a questo inno nazionale, proprio in occasione di queste celebrazioni di questa mattina per il 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale. In occasione di queste celebrazioni sono state consegnate dal prefetto Guido Aprea le onorificenze agli insigniti della provincia di Massa Carrara. Vediamo insieme. Importante per la consapevolezza dei giovani e dei più giovani e anche dei meno giovani, del significato vero di queste celebrazioni, di queste commemorazioni, questa come il 2 giugno, la festa della Repubblica, il 25 aprile, quindi fare in modo che vengano ancor più recepiti da parte dei ragazzi che poi sono il presente e non solo il futuro del nostro paese, quell'insieme di valori, quel contesto valoriale che poi rappresenta veramente il nucleo civile della nostra carta costituzionale, della nostra Repubblica e del nostro ordinamento. Quindi credo che più si coinvolgano i giovani e più questa consapevolezza aumenterà in tutti noi. E proprio in occasione delle celebrazioni del 4 novembre in Piazza Arancia a Massa, il prefetto Guido Aprea, assieme alle autorità, alla presenza delle associazioni delle armi combattentistiche, della cittadinanza, degli studenti delle scuole della provincia, ha consegnato alcune onorificenze al merito della Repubblica Italiana agli insigniti della provincia. Si tratta dell'ufficiale Giuseppe La Rosa, del cavaliere Gabriele Di Guglielmo, cavaliere Luigi De Angelis, cavaliere Roberto Ligeri, cavaliere Andrea Panfietti, cavaliere Bruno Pardini, cavaliere scelto Daniele Tarantola. Giornata dedicata all'Unità Nazionale, oggi 4 novembre, l'amministrazione massese ha organizzato una commemorazione dei tre volti del Risorgimento italiano, Mazzini, Garibaldi e Crispi. In questa occasione abbiamo avuto il piacere di incontrare e intervistare proprio Costanza Ravizza Garibaldi, discendente dell'eroe dei due mondi. L'ho fatto per noi Rossella Barattini. Si è tenuta oggi a Massa una manifestazione in occasione del 4 novembre, la giornata dedicata all'Unità Nazionale organizzata dall'amministrazione massese. In piazza Garibaldi ha avuto luogo una cerimonia in ricordo di tre volti importanti del Risorgimento italiano, Crispi, Mazzini e Garibaldi. Alla presenza delle autorità è stata posta una corona di fiori alla statua di Garibaldi nell'omonima piazza. Oltre alle associazioni combattentistiche d'arma erano presenti alcune associazioni con uniformi storiche e bandiere tricolore che nel corso della storia hanno rappresentato il nostro paese. All'interno poi della scuola San Filippo Neri, in cui si è tenuto un incontro sul periodo del Risorgimento, abbiamo avuto il piacere di incontrare Costanza Ravizza Garibaldi, discendente dell'eroe dei due mondi. È una giornata meravigliosa che ricorda la vittoria dalla Grande Guerra e la fine della Grande Guerra, che è stata una guerra terribile, lunga, di trincea, massacrante. Noi siamo qui per ricordare tutti quelli che hanno dato la vita per l'Italia, per la libertà dell'Italia, per l'unione dell'Italia, prima ancora. Io in modo particolare sono stata invitata a parlare dei miei avi, Giuseppe e Anita, anzi se posso dire Anita e Giuseppe, e ho portato con me questa cosa particolare, che è un piatto che ha una storia, è il piatto dove provò a mangiare per l'ultima volta Anita prima di morire, e la famiglia che la ospitò sparò dentro, in mezzo, perché non ci potesse mangiare più nessuno. Quando 10 anni dopo Anita morì nel 49, nel 59 Garibaldi coi figli andarono a prendere il corpo di Anita, lo dettero al mio avo Menotti Garibaldi, il primogenito di Anita, in suo ricordo. Di Anita si hanno molte poche cose e questa è una molto particolare, sì. Com'è, se posso chiederle, portare questo nome importante?
Dunque, in realtà io non so com'è non portarlo, perché ci sono nata, però devo dire che è molto bello ricordarlo, ricordare queste persone così particolari. Anita per me è sempre un esempio, una strada da seguire sicuramente. E durante le celebrazioni di questa mattina, avvenute come avete visto dalle immagini in Piazza Aranci a Massa, l'Istituto Salvetti ha voluto contribuire al messaggio di vicinanza e di rispetto alle forze armate, oltre che ovviamente nell'ottica di una unità nazionale. I ragazzi del corso turistico dell'Istituto hanno letto un brano di Giovanni Paolo II e il discorso di Malala Yousafzai, pronunciato nel 2013 alle Nazioni Unite, mentre gli studenti del corso Web Community hanno prodotto il video che vedremo tra qualche istante, e ancora gli alunni del corso sociosanitario hanno prodotto circa 100 coccarde che sono state donate ai partecipanti. La colonna sonora invece è stata curata dal liceo musicale. E l'Istituto Salvetti farà seguire anche un secondo video per documentare l'evento di oggi e che sarà pubblicato sui canali social della scuola. È stata accolta la richiesta del consigliere d'opposizione di Carrara, Cosimo Maria Ferri, lanciata nell'ultimo consiglio comunale per celebrare un consiglio comunale congiunto per discutere della questione Sanac. Lunedì 7 novembre alle 10.30 si svolgerà dunque questo Consiglio Comunale Congiunto dei tre comuni Massa Carrara e Montignoso nella sede della provincia di Massa Carrara. Grande paura oggi pomeriggio a Montignoso per un grosso incendio che si è sviluppato in un'azienda di resinatura marmi lungo la statale Aurelia, per cause ancora da chiarire. L'allarme è scattato intorno alle 16 con la chiamata al comando dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo pochi minuti con 2 mezzi e 10 uomini. Le fiamme hanno causato una nube nera molto densa. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e al momento il rogo è sotto controllo. Sequestrato tra Viareggio e Livorno un quintale di pesce spada sotto misura. A Carrara sono stati sanzionati alcuni pescherecci per aver omesso la registrazione delle catture di pesce spada. Questi risultati delle operazioni di vigilanza a tutela del patrimonio ittico della Guardia Costiera. Il servizio. Sequestrato dalla Guardia Costiera un quintale di pesce spada sotto misura. Durante l'operazione di vigilanza e controllo, mirata alla tutela del patrimonio ittico, che si è svolta nell'ultima settimana di ottobre, a Livorno e Viareggio, a bordo di unità da pesca sia professionali che da diporto, i militari hanno rinvenuto numerosi esemplari risultati inferiori alla taglia minima consentita dalla legge europea. Ben 16 pesci spada sotto misura, occultati nelle stive di un locale peschereccio e pronti per essere consegnati in qualche ristorante pescheria compiacente. Il più piccolo pesava 1 chilo scarso rispetto agli 11,4 minimi previsti dalla normativa europea. Gli ispettori della Guardia Costiera di Viareggio hanno sottoposto a sequestro amministrativo l'intera partita di circa 50 chili, che è stata poi donata in beneficenza. Altri 120 chili di prodotti ittici, tra cui circa 40 di pesce spada, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo a Livorno, dove il titolare di un punto di vendita all'ingrosso non è stato in grado di fornire all'autorità di controllo la prevista documentazione attestante la provenienza del pescato.
A Carrara e Viareggio invece i comandanti di quattro pescherecci sono stati sanzionati per aver omesso la registrazione delle catture di pesce spada ed effettuare la prenotifica di sbarco. L'omissione ha portato ad elevare nei confronti dei responsabili degli illeciti pesanti sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 10.000 euro. La cronaca ci segnala un incidente sulle cave. Un tir è precipitato in uno dei tornanti della strada di arroccamento. L'autista è rimasto illeso, fortunatamente. Per CNA e Confartigianato è necessario aprire un confronto sulla sicurezza sul lavoro. Sentiamo i particolari da Alice Spadoni. Grande paura ieri pomeriggio in cava. Un tir è precipitato da una bancata in una cava nel bacino di Fantiscritti a Carrara. L'incidente è avvenuto nella cava Fossa Piccola dei Campanili. In uno dei tornanti della strada di arroccamento, il mezzo pesante carico di marmo è precipitato nel tornante sottostante, perdendo il carico e sfondando la cabina. Il motivo dell'incidente pare sia dovuto alla ripidità della strada che ha causato l'impennata del mezzo, che per guasti al sistema meccanico è precipitato. Il conducente fortunatamente è rimasto illeso ed è potuto uscire indenne dalla cabina. È stato solo per fortuna se in seguito all'incidente avvenuto ieri il conducente dell'autocarro, che si è ribaltato, non abbia riportato gravi lesioni e sia uscito dall'abitacolo vivo. Questo è il commento di Giorgio Favullo e Luciano Franchi, coordinatori di CNA Fita e Confartigianato Trasporti, a seguito all'incidente di ieri. Come hanno spiegato i due, la cava è un ambiente di lavoro particolare, per questo è indispensabile monitorarlo costantemente affinché sia garantita la sicurezza di tutti gli operatori. Per gli autotrasportatori e per gli autisti che operano nei bacini estrattivi, infatti, le strade di arroccamento, in particolare la loro pendenza e struggevolezza, possono rappresentare un elemento di forte criticità. Per questo, per Favullo e Franchi, devono essere attentamente monitorate, al fine di ridurre la possibilità che si verifichino incidenti. Le nostre associazioni, hanno concluso CNA e Confartigianato, ritengono indispensabile aprire un confronto con l'amministrazione locale e con gli organi preposti ai controlli, per individuare tutti gli elementi e situazioni che possono essere causa di incidenti sul lavoro nelle varie fasi del trasporto di materiale lapidio dal monte, per cercare di eliminarle. E parlando di cave, è in corso il complesso procedimento per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica regionale per la prosecuzione dell'estrazione del marmo dalla cava Cervaiole sul Monte Altissimo nel comune di Servezza da parte della società Anro. Il progetto prevede la realizzazione di attività di escavazione per una durata di 10 anni suddivisi in tre fasi. Al termine del progetto di coltivazione si prevede il parziale tombamento dei cantieri a cielo aperto e di tutti i cantieri in sotterraneo. Inoltre la cava verrà interessata da interventi di risistemazione mirati alla parziale fruibilità degli spazi. L'area è tutelata con vincolo paesaggistico e con vincolo idrogeologico. Rientra nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane, nonché nella zona di protezione speciale e nel sito di importanza comunitaria come zona speciale di conservazione. Nella zona vige dunque il divieto di apertura di nuove cave o riattivazione di quelle dismesse. L'associazione ecologista Gruppo di Intervento Giuridico ha quindi inoltrato una specifica istanza, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti affinché siano salvi i diritti di uso civico esistenti in favore della collettività locale di Servezza e non si dia luogo ad un provvedimento che li danneggerebbe irrimediabilmente. L'Assemblea Comunale del PD di Massa ha eletto a larghissima maggioranza Enzo Ricci, nuovo segretario comunale, e Giovanna Santi, nuova presidente. A coadiuvare il segretario saranno i due vicepresidenti Giovanni Ricci e Gabriele Carioli. Con l'elezione dei nuovi gruppi dirigenti, il PD di Massa si pone l'obiettivo di costruire una proposta di governo della città alternativa alla destra che l'ha guidata negli ultimi 5 anni. Il primo compito del nuovo segretario e dei nuovi organismi dirigenti, anche essi eletti all'unanimità dall'Assemblea Comunale, sarà quindi convocare il tavolo di tutte le forze politiche e dei movimenti, a partire da quelli che in questi anni si sono opposti, dentro e fuori il Consiglio Comunale, alla Giunta di centrodestra.
E Forza Italia rinnova i propri quadri e si riorganizza anche nel comune di Mulazzo. Come si legge nella nota del coordinamento provinciale, Forza Italia ha sentito la necessità di creare una struttura solida per costruire una proposta alternativa all'attuale amministrazione. Per il nuovo corso sono state individuate le figure di Natalino Vannini ed Enrico Agostinelli, che guideranno la nave azzurra. La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Buonarroti di Marina di Carrara, Marcella Bertocchi, ha comunicato al Comune la temporanea inagibilità della palestra della scuola media di via Felice Cavallotti, che ora resterà chiusa fino al completamento di alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Come spiegato la sindaca Serena Righi, la dirigente scolastica ha informato che la decisione è stata presa dopo la caduta di un pannello grigliato all'interno della palestra. Alla Buonarroti, inoltre, come ha ricordato l'assessore allo sport Lara Benfatto, si allenano tre società di pallavolo, la San Marco, la Apuania Carrarese e la Volley Tardones. Tutte e tre sono state subito contattate e sono state assegnate loro nuovi spazi rispettivamente alla palestra della Tagliercio per la San Marco e a quella della Dazzi per le altre due società. Questa mattina gli assessori al decoro urbano e alle partecipate di Carrara, Elena Guadagni e Carlo Orlandi, assieme ad una delegazione di cittadini, hanno effettuato un sopralluogo nelle strade e nelle piazze del centro, dai cestini mancanti alla pavimentazione di piazze e marciapiedi fino alla pulizia e al decoro. Sono stati tanti gli aspetti che sono finiti sotto la lente di ingrandimento degli amministratori. Per i due assessori è ancora molta la strada da fare per risolvere i problemi e sono tanti gli interventi che possono servire a rendere più vivibile la città. Tra i promotori del sopralluogo anche il circolo del PD di Carrara, centro il cui segretario Lucio Morotti ha accompagnato gli assessori nei diversi angoli della città. C'è della pubblicità, ma ci sono anche altre notizie, tra poco dunque. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Recandoci all'isola per conferire il multimateriale, possiamo tranquillamente inserire i rifiuti sfusi, riducendo così il rischio che sacchi troppo voluminosi producano l'effetto tappo sulla bocchetta della torretta. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Quando conferiamo il multimateriale nei sacchi, ricordiamoci di ridurne il volume. Infatti, sacchi troppo voluminosi potrebbero ostruire la bocchetta di immissione presente nella torretta. Conteniamo il volume. Non hai la tessera? Richiedila. Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in Via dei Limoni. ASMIU. L'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Al termine della vita avremo cura dell'ultimo viaggio, con esperienza, dignità e rispetto.
Onoranze Funebri Salvatori. 340-188-6511. A Massa, via Democrazia e via del Cimitero a Mirteto. Per il secondo anno l'iniziativa Il Buono che Meriti, lanciata da Abby Tosk, metterà a disposizione 660.000 euro a livello regionale e un sostegno economico per i lavoratori del commercio e dei servizi, che viene erogato tramite voucher. Un aiuto economico e concreto per i lavoratori dei settori del commercio e dei servizi, prezioso in una fase storica dove il caro bollette e l'inflazione vanno ad incidere oltremodo sulle tasche dei cittadini. Questo è ciò che è emerso dal Buono che Meriti, l'iniziativa che per il secondo anno consecutivo viene lanciata da Ebitosc, l'ente bilaterale del terziario toscano di cui fanno parte Confcommercio e le organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL, e che mette a disposizione risorse per un totale di 660.000 euro a livello regionale, spalmati su tutte le province toscane. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Massa nel corso di una conferenza stampa. Così come è avvenuto lo scorso anno, l'iniziativa mira a sostenere il reddito dei lavoratori toscani del commercio e dei servizi attraverso l'erogazione di una serie di voucher fino a un massimo di 500 euro per ciascuno, che potranno essere poi spesi all'interno di un circuito di negozi consultabile sul sito internet www.ebitosc.it. Nello specifico sono previsti 11 diverse categorie di sostegno e ogni lavoratore potrà presentare domanda per un massimo di 2 di questi. Per esempio, è possibile richiedere il contributo per l'acquisto dei testi scolastici o per il pagamento della retta della scuola materna o del nido dei propri figli. Oppure può ottenere il contributo chi sia diventato genitore nel 2022 o sempre quest'anno si sia ritrovato in cassa integrazione. Ogni lavoratore potrà, rivolgendosi alle organizzazioni sindacali soci dell'ente, verificare i propri requisiti per poi accedere alla richiesta del voucher entro il 31 dicembre. I buoni saranno poi utilizzabili entro il 28 febbraio del prossimo anno. Oncoematologia e endocrinologia sono due eccellenze del nostro centro polispecialistico che vanno non solo salvaguardate ma anche potenziate. E questo è l'appello lanciato all'ASL dall'assessore alla sanità di Carrara Roberta Crudeli e dal presidente della commissione Guido Bianchini. Come hanno ricordato, oncoematologia è presente da 20 anni al monoblocco e ora ha bisogno di un potenziamento per quanto riguarda il personale, visto che 2 medici sono troppo pochi per un reparto che offre terapie all'avanguardia. Lo stesso vale per endocrinologia, l'unico centro presente sul territorio dove dovranno essere garantite anche per il futuro tutte le attività endocrinologiche. Per questi motivi Crudeli e Bianchini hanno invitato la Direzione Generale dell'ASL a compiere tutte le scelte necessarie per migliorare questi 2 reparti che per la città di Carrara e per tutta la comunità apuana sono davvero importanti. Restiamo in tema salute perché, pensate, un italiano su 3 va incontro ad ictus cerebrale. Fondamentale è la prevenzione. Questo è l'appello lanciato dai medici di neurologia, soprattutto del NOAE, nella nostra zona, durante la conferenza che è stata organizzata dalla Fondazione Ezio Pelù di Massa. Un italiano su 3 va incontro ad ictus cerebrale. È fondamentale agire in tempo per evitare gravi conseguenze come demenza e disabilità e ancora più importante è fare prevenzione. Questo è l'appello dei neurologi Alessandro Napolitano e Alberto Chiti, direttore e dirigente medico di neurologia del NOA, in occasione della conferenza «Perdita della memoria sarà colpa della circolazione» di ieri. L'evento, organizzato dalla Fondazione Ezio Pelù Onlus, è parte di un ciclo di conferenze che mira a sensibilizzare medici cittadini sulle ultime scoperte e innovazioni nella diagnosi e terapia dei disturbi cognitivi come demenza e Alzheimer. Focus della manifestazione dunque la demenza vascolare, quella che deriva da un cattivo funzionamento della circolazione sanguigna, che porta al deterioramento e alla morte di aree più o meno estese del cervello. Come ha spiegato il dottore Napolitano, i passi fatti avanti dalla medicina permettono di distinguere la demenza di natura degenerativa, rappresentata principalmente dalla malattia di Alzheimer, da quella di origine circolatoria,
Come ha poi spiegato Chiti, è fondamentale riconoscere i primi sintomi di un ictus e arrivare in ospedale, perché più precocemente si interviene e più il cervello si salva. Se chiediamo a chi ha un ictus in corso di sorridere, continua il dirigente medico del NOA, noteremo che una parte della bocca non riuscirà a muoversi, così come anche lo zigomo e la palpebra, assumendo un'espressione inconfondibile. Altro sintomo, il braccio debole. Alla richiesta di estendere entrambe le braccia davanti a sé, chi ha un attacco vedrà cadere un braccio. Difficoltà nel parlare correttamente, senso di confusione. Nel caso di emorragia subaracnoidea, un fortissimo attacco di mal di testa mai provato prima è il sintomo che deve mettere subito in allarme. La prevenzione primaria riveste inoltre un ruolo importantissimo per scongiurare l'insorgere di un ictus. Uno stile di vita sano e un'alimentazione corretta permettono al sistema cardiocerebrovascolare di mantenersi in perfetta forma. È mancato all'età di 79 anni Guglielmo Cecchini, conosciuto per aver ricoperto negli anni 90 la carica di consigliere comunale del comune di Massa per il Partito Socialista. Stimato da tutti i cittadini, viveva a Ricortola. Guglielmo è sempre stato in prima linea per la difesa dei lavoratori e della democrazia. I funerali si svolgeranno lunedì 7 novembre alle 14:45 alla chiesa parrocchiale dei Servi di Maria a Marina di Massa. Alla famiglia le condoglianze di Antenna 3. Ed ora, come ogni venerdì, all'interno del nostro telegiornale, la rubrica che viene curata da Conf Consumatori, intitolata appunto Dalla parte dei consumatori. L'avvocato Francesca Galloni, come sempre, illustrerà le varie iniziative a tutela dei consumatori e sicuramente indicando quelle che potrebbero essere le truffe proprio ed ogni altra attività tesa ad ingannare gli utenti. Sentiamo. Buonasera, oggi parliamo e diamo informazioni su un nuovo tipo di truffa che purtroppo si sta diffondendo a macchia d'olio, che riguarda ancora una volta il furto delle nostre credenziali, i nostri dati personali, che può avere appunto delle conseguenze molto gravi, soprattutto appunto quando vengono carpiti appunto i codici di accesso all'home banking o alle nostre carte di credito o bancomat. Questa nuova truffa ha un nome particolare, si chiama Q-Rushing ed è una truffa di molto specializzata, che ha registrato pochi casi nel 2021, ma che purtroppo sono in aumento. Si tratta di una truffa che utilizza quel famoso codice che ormai troviamo molto spesso in tante applicazioni, il codice QR, cioè quella sostanzialmente quel disegno quadrato su sfondo bianco con tutti i puntini neri, che viene appunto utilizzato da tantissime appunto applicazioni per rimandare ad informazioni e riguarda appunto siti web, riguarda ad esempio acquisti oppure da parte di marchi, di aziende, eccetera. Molto spesso appunto con il nostro smartphone siamo appunto in grado di inquadrare questi codici QR inquadrando appunto questi codici QR sono utili perché ci rimandano appunto a delle informazioni di siti o addirittura appunto di determinate aziende. Però la truffa che si sta appunto sviluppando in questi giorni, in quest'ultimo periodo, riguarda appunto questi famosi codici QR, perché i malfattori ovviamente dopo aver iniziato a fare le truffe tramite le mail, tramite gli sms, rimandando appunto il link, soprattutto inserendosi nelle chat delle banche, ora utilizzano questo strumento molto sofisticato e quindi molto spesso può accadere che inquadrando con il mio smartphone questo codice QR posso essere appunto vittima di una truffa e mi possono essere appunto carpiti in maniera fraudolenta dei dati personali. Le tecniche utilizzate da questi malfattori riguardano innanzitutto ad esempio il fatto che viene messa sopra questi codici QR una pellicola appunto di plastica trasparente che ovviamente non viene vista dall'esterno e che fa da filtro in modo tale che poi cliccando e visionando questo codice QR così contraffatto possono appunto arrivare a carpire delle mie date e informazioni personali contenuti nel mio smartphone. E questo avviene soprattutto nel caso di codici QR che troviamo in giro, che vengono magari considerati sicuri come da parte appunto di questi malfattori. Oppure ci può essere appunto
dei volantini che vengono creati ad hoc con questi codici QR, dicendo clicca sul codice QR e hai diritto ad uno sconto, da parte che magari rimanda appunto a sconti di marchi o di aziende molto famose. Sono ovviamente dei volantini fatti ad hoc da parte di malfattori, anche in questo caso non hanno nulla a che vedere ovviamente con questi marchi e queste aziende di riferimento e possono carpire i nostri dati. Quindi bisogna stare molto attenti, informare appunto i cittadini dell'esistenza di questa truffa, che purtroppo è cominciata da poco tempo, ma si sono già verificati appunto tanti casi dove, cliccando appunto su questo QR contraffatto ovviamente, sono riusciti appunto a carpire i dati personali, i codici personali presenti nel nostro smartphone. Quindi stare molto attenti, controllare bene, non apporre lo smartphone su qualsiasi QR che vi viene mostrato, stare attento appunto nel caso in cui viene soprattutto offerto collegato a degli sconti di aziende oppure riportato su dei volantini, non appunto collegarsi mai, e nel caso appunto di controllare appunto la tipologia specifica di QR, perché appunto nel caso in cui ci sia questa pellicola trasparente può essere molto rischioso. Questo è tutto, vediamo appunto. L'associazione musicale Clara Veik Schumann, per la direzione artistica del duo pianistico Sena Fini e Pietro Giorgini, presenta il calendario dei concerti d'inverno 2022-2023. L'apertura è per il 13 novembre a Villa Bertelli di Forte dei Marmi con Luigi Giachino, con il concerto per pianoforte e trascrizioni. Il 27 novembre sempre a Villa Bertelli la fisarmonica di Andrea Luti e il pianoforte di Federico Rovini. Il 22 gennaio 2023 nel ridotto del Teatro Guglielmi di Massa il concerto per violino e pianoforte di Janna Gandelman e Yaya Martin. Ancora nel ridotto del Guglielmi il 29 gennaio Paolo Zampini e Primo Oliva nel concerto per il flauto e pianoforte. Katia Ghigi al violino e Michele Rossetti al pianoforte chiuderanno la rassegna il 5 febbraio a Villa Bertelli. I concerti apriranno alle 17 circa con un costo di 10 euro, mentre per gli studenti e i minori il costo è di 5 euro a biglietto. Per le informazioni potete telefonare al 338 6755 186 oppure sul sito www.fini-giorgini.it. Le associazioni e società sportive, gli enti di promozione, le federazioni e tutte le associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro che appartengono al mondo dello sport dilettantistico toscano possono fare domanda entro il prossimo 21 novembre per accedere al contributo messo a disposizione della Regione a sostegno dello sport toscano per il 2022. L'avviso pubblicato oggi online mette a disposizione risorse per 1,5 milioni di euro con l'intento, fra le altre cose, di sostenere i gestori di impianti sportivi toscani fortemente penalizzati dalla pandemia e dall'aumento dei costi energetici. Progettare percorsi di autonomia per le persone con disabilità. Un apposito avviso pubblico, disponibile anche nella sezione bandi e concorsi del sito dell'azienda ASL Toscana Nordovest, informa che gli enti del terzo settore interessati hanno tempo fino alle 13 del prossimo 18 novembre per manifestare il proprio interesse. Ad emettere l'avviso sono i comuni di Carrara, Massa, Montignoso e l'ASL, che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito progetto. Il Circolo PD di Massa vuole ricordare l'anniversario del 28 dicembre del 1943, giorno in cui al poligono di Reggio Emilia vennero uccisi i fratelli Cervi, Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Ovidio ed Ettore, insieme al compagno di lotta Quarto Camurri. Per l'occasione il Circolo PD organizza una gita in Pullman per il 28 dicembre prossimo, in cui verranno ricordati i caduti in una cerimonia ai Campi Rossi di Gattatico. Ci sarà poi il pranzo in trattoria a Brescelle, la visita al paese e al museo di Beppone e Don Camillo.
35 euro di contributo per questa gita, da consegnare al momento della prenotazione al circolo PD di via Cavour 58 a Massa entro il 15 di dicembre. Aperto tutte le mattine questo circolo dalle 9 alle 12. La partenza in pullman è fissata per le 5.30 del mattino a Castagnola. Per informazioni e prenotazioni vi do due numeri di telefono, il 339-78-77-737 oppure 347-055-0544. Emesso dalla Società della Salute della Lunigiana un avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla realizzazione in coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi a sostegno delle capacità genitoriali e per la prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Si tratta del progetto per il quale il Consorzio Sociosanitario ha ottenuto nel contesto del PNRR un finanziamento di 211.500 euro affinché le famiglie vulnerabili e i bambini presenti in queste possano ricevere un sostegno socialmente efficace e adeguato. L'avviso pubblico e i relativi allegati sono disponibili sul sito della Società della Salute. Uno sguardo al tempo adesso con la grafica di Meteopane. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 5 novembre. Cielo poco nuvoloso, temperature in calo, venti moderati attesi, mare molto mosso. Domenica 6. Cielo sereno, temperature in diminuzione, venti deboli o moderati, mare mosso. Tendenza nei giorni successivi. Tempo stabile, temperature stazionarie, venti deboli o moderati. Per aggiornamenti, consultare il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! E le previsioni meteorologiche chiudono la nostra edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi, vi do appuntamento domani e vi auguro buona serata. Arrivederci.